No, vabbè, ragazzi. Si sta appunto svolgendo. Sta appunto giungendo al termine Bayer Leverkusen Atalanta. Siamo all'85esimo e siamo per ora 0-0. Cioè, qua intanto Asmund palla dentro. Diaby deviazione. L'Atalanta la tiene. Raga, prima di tutto like, iscrizione e campanella, condividete questo video con tutti i vostri amici, mi raccomando, è fondamentale. E niente, oggi andiamo a fare questo post-partita tra Bayer Leverkusen e Atalanta. Allora, parlando appunto della partita. Allora, è stata una partita bella, cioè le due squadre hanno giocato a calcio. Intanto attenzione qua, Diaby che se ne va, attenzione a Diaby, Diaby. Palla nel mucchio! Si salva l'Atalanta che adesso sta soffrendo tantissimo. Prima partita l'Atalanta parte benissimo nel primo tempo. Più occasioni con Muriel e Malinowski. Muriel che ha fatto una paglia di sacrificio pazzesca. Cioè, veramente una grande prova. Leverkusen che non gioca bene il primo tempo se non un'occasione con Diaby parata di Musso. Mi sembra sul palmo della mano, vediamo un po' se l'Atalanta si riuscirà a difendere dagli ultimi assalti di Leverkusen. Manca poco, ovviamente tifo Atalanta perché il calcio in Europa si tifa degli italiani. Spero vivamente che l'Atalanta riesca a vincere questa Europa League, cosa secondo me più che possibile, anche se ovviamente è difficile. E poi nel mentre il Barcellona cosa sta facendo? Sta vincendo. Il Barcellona sta vincendo contro il Galatasaray. Il Monaco ha fatto fuori il Braga. E Glasgow Rangers che passa praticamente contro la Stella Rossa. A meno che il Galatasaray non segni. Intanto che ha segnato? Ah, Aubameyang, ok. Ha segnato Aubameyang. E un po' se magari che ne so. Il Barcellona farà un miracolo. Cioè il Galatasaray farà un miracolo contro il Barcellona per magari proiettare la partita. Ai supplementari, diciamo che nel caso ci sarebbero Atalanta se finisce così, spero di non gufarlo ovviamente. Braga, che è una squadra molto molto insidiosa. Barcellona, Rangers, altra squadra fortissima secondo me. Lipsia, tra Lione e Porto io penso che passerà Lione. E poi tra Eintracht e Real Betis, secondo me, alla fine passerà l'Eintracht. E West Ham e Siviglia, non so quanto era finita l'andata West Ham e Siviglia, non mi ricordo. Però penso che passerà Siviglia. In sostanza, cioè, se passasse Siviglia, Francoforte, Lione, Lipsia, Rangers, Barcellona, Braga. Cioè, allora, sono tutte squadre che l'Atalanta può battere. Mettiamoci in chiaro questo, sono suone molto forti, forse sulla carta quella più scarsa mi sa che sarebbe, beh, secondo me, il Francoforte, però scarso è un parolone anche perché sono tutte forti, veramente difficile dire che più forti. Stasera gioca la Roma contro il Vitesse, non farò un post partita, perché l'ho già fatto all'andata. Siamo all'88esimo, manca circa 1 minuto e mezzo alla fine più eventuale recupero. Però non si è sprecato un sacco di tempo. Io penso che tre li darà. Attenzione qua, Diaby in velocità. Diaby fermato alla grande da Demiral che fa una super partita. Diaby ha messo in difficoltà l'Atalanta, ma Demiral, signore, che difensore. L'Atalanta è cambiato. Alla Juve non mi piaceva. Con Pirlo, con Sarri mi piaceva tanto, ma con Pirlo veramente no. Però, gran partita. L'Atalanta che se vincesse, cioè se passasse, secondo me, questo passaggio di turno sarebbe anche meritato. Bayer Leverkusen che gioca bene, ma non benissimo, secondo me. Troppo poco per fare un gol, secondo me. Sicuramente Wirtz, infortunato, ha pesato tanto. Comunque c'è ancora tempo, quindi dovevo farla. Ha segnato il Monaco, ma tanto chi se ne frega. Chi se ne frega. Il Barcellona che sta al 90esimo minuto comanda per 2-1. Io penso che le favorite siano Barcellona. Ci metto anche il Lione, il Siviglia, il Lipsia e l'Atalanta. Queste sono le mie 5 favorite. Intanto 5 minuti di recupero.
5 minuti di recupero. Brutto, sto sbagliato. Asmoon. Palle per Diaby. Demiral. Partitora. E lancia Koop Meiners. Koop Meiners. Palla fuori. Ci ha provato l'Atalanta. Demiral da 7 oggi. Ah, comunque cambia anche nel Leverkusen prima, dentro Asmoon, dentro Alario. Si è sbilanciato tanto il Leverkusen, ma al momento non sta bastando. Grande da sottolineare di Tapsoba in difesa, che ha fatto veramente straordinari. Attenzione qua a Asmoon. Palla buona per Diaby, palla in mezzo, niente. Diaby doveva essere un po' più cinico, secondo me, contro Musso. Boga intanto, anche lui è entrato, se non era il posto in Murillo. Boga, grande accelerata. Boga, Boga! La chiude l'Atalanta! Boga! Jeremy Boga! E l'Atalanta la chiude in Germania! L'Atalanta passa ai quarti di finale e si conquista una meritatissima qualificazione ai quarti di finale! Sono contento perché finalmente una squadra italiana è quarti. Sì, in Europa, ho capito. Però comunque sempre l'Europa League sembra una competizione importante. Qua Ta si addormenta, Ta veramente sembra un trattore. Cioè. Boga farà un grandissimo gol, gran giocatore, grande margine di crescita. L'Atalanta che si porta sull'1-0 e chiude il discorso qualificazione, signori. Quindi qua posso anche andare via, sinceramente, dalla partita tanto. Adesso poco importa, vabbè, le altre. Vabbè. Barcellona che praticamente ha vinto contro il Galatasaray. E sono contento. Domani sorteggi di Champions alle 12. Almeno non avrò l'ansia di seguirli. Almeno quello, perché sono a scuola a quell'ora. Poi ci saranno anche quelli di conference alle 15. Sempre venerdì, quelli di Europa non so quando, io penso che però venerdì, penso che siano tutti venerdì, poi questo non lo so. Direi che comunque alla fine all'Atalanta è andata molto bene. Non, sinceramente mi aspettavo un Bayer Leverkusen che avesse fatto un po' di più, perché il Bayer Leverkusen mi ha un po' deluso. Pensavo che l'Atalanta si sì, passava però con un po' più di difficoltà. Riguardo alle altre partite, Barcellona che sta vincendo contro il Galatasaray con un super Pedro, un grandissimo gol, slalom straordinario, vabbè però il Galatasaray c'è una squadraccia con tutto il rispetto per il Galatasaray. Il Rangers, raga, altra squadra che secondo me può fare molto bene in Europa League. E quindi vi vado a beccare un pronostico. Secondo me l'Atalanta è quarti becca. Secondo me vi dico una tra Braga e una tra Braga e dico Rangers. Secondo me o Braga o Rangers. Secondo me. Poi non so come andranno i sorteggi. Sono tutte squadre molto molto interessanti, che sono belle. L'Europa League quest'anno è una bellissima competizione che mi è sempre piaciuta in realtà, però quest'anno in particolar modo rispetto magari agli altri anni che non è stata secondo me bellissima come quest'anno. Detto questo ragazzi, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, vediamo un po' cosa succede tra Galatasaray e Barcellona, ma praticamente non c'è più speranza. Se non Aubameyang e Pedri per il Barcellona. Il Galatasaray che segna con Marçal. Il Rangers che ovviamente Ramsey non lo fa mai entrare in campo. Cioè Ramsey è proprio non calcolato. Cioè proprio ha capito che l'allenatore che Ramsey prende un pacco, diciamo. È un po' sprecato. Detto questo ragazzi noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Bella regà.